Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shippuden 3 e niente, andiamo avanti perché siamo arrivati al castello di Midgar, o il Budehak Castle, dato che ancora non è stato soprannominato il castello di Midgar, e mi sa che saremo immischiati anche nella difesa di questo castello. E secondo me le buche che hanno scavato per far cadere i soldati di Zexen, secondo me le hanno scavate loro, le ha scavate Geddo con gli altri. Ho questa forte impressione. Va bene, direi che devo andare adesso, mi sa, da Thomas, giusto? Dobbiamo... Ma qua posso mettere i graffiti? Ah, ecco, vedi, display picture. Sì, graffiti. Ecco, così me li tolgo. LOL. Devo anche mettere i vasi, perché c'è un personaggio che comunque verrà a vedere sti vasi, a vedere ste robe. Allora, qui non c'è nient'altro da appoggiare, però là sopra sì, ho visto che c'era qua qualcosa. Ecco qua. Antique figurine. E non la posso mettere quindi qua? Eh no, non posso metterlo come ornamento. Strano, dove vanno a finire queste bambole allora? Devo capire dove vanno messe come ornamenti ste bambole allora, perché è strano. Magari in altre stanze. Tipo qua. Ecco. Sì. No, no, fermo. Madonna mia, ceppo. No, questa non me la fa mettere qua. Forse qui? Sì. Ok, e le abbiamo piazzate. E vediamo se effettivamente dobbiamo andare da Thomas. Perché penso che Thomas sia... Eccolo. No. Non dobbiamo andare da Thomas. E quindi? Che se fa? Che è questo? Billy? Ehi, voi, siete voi al capo di questo castello? Sembra che voi abbiate diversi bei tesori qui. Fico, da quale rovina avete trovato questo? Non si vedono roba del genere spesso in giro. Identificati, straniero. Per favore, non fate caso a me, io sono un semplice ladro. Un criminale? Non è così raro di questi giorni. Se la società domanda, io chiamo me stesso un cacciatore di tesori, ma potete chiamarmi come volete. Dimmi, che stai facendo qui, criminale? Questa è la storia. Non sono stato in grado di guadagnare un singolo poch. Non riesco a trovare lavoro da nessuna parte. Il mio ragazzo ha finito le lacrime da piangere ed è così affamato. Quindi che ne dici di una sfida? Un bel gioco di carte, per esempio. Se vinco, mi darete questo oggetto. Se invece vincete voi, farò qualsiasi lavoro voi vogliate in generale. E quindi adesso le carte. Non ho accettato nulla. Eh? Che c'è di male? Ecco, insegnami le regole prima. Le regole? Oh sì, suppongo che tu non possa scommettere se non sai come. Errore mio. Bene, giocheremo Goppu. È un bel gioco. Goppu?
È semplice, entrambi lanciamo a terra delle carte, quella più alta vince. Ecco com'è, non è difficile. Ti aiuterò a giocare se vuoi. E allora? Vuoi provare un po' la tua fortuna? Va bene, cominciamo. Quindi non è lo stesso gioco di carte di prima. Quindi, devo spiegare? Sì. In Goppu devi cercare di vincere le carte di diamante dal deck utilizzando le carte nelle tue mani. Una carta dal deck viene girata a faccia in alto ogni turno ed ogni giocatore mette a terra una carta dalla loro mano per prendere una carta dal deck. Il player con il più alto numero di carte vince. Le carte dal deck. Questo viene ripetuto per 13 volte. Il player che ha vinto i più diamanti alla fine vince. Ciò che rende difficile il tutto è che una volta che tu hai messo giù la carta, non la puoi usare di nuovo nello stesso gioco. Capito? Qualsiasi cosa ottiene, cioè chiunque ottiene più carte di diamanti utilizzando le carte nelle loro mani vince. Allora è chiaro? Sei pronto? Se vinci ti darò qualcosa di buono. Vuoi che ti spieghi le regole mentre giochiamo? In realtà ho capito, però facciamo gli yes please lo stesso. Ok, facciamo una mano di pratica. Per prima cosa. Turnover the card, ok, 9. È un 9 di diamanti. Per prendere questa carta devi scegliere una carta che tu pensi possa superare quella del tuo avversario. Per il momento facciamo così. Ok. Dopo che tu hai scelto la carta, mettila giù. Il tuo avversario ha un 10, quindi il tuo avversario vince e prende la carta di diamanti. Se tu avessi sceso qualcosa di più alto del 10, avresti vinto e quindi avresti preso la carta di diamanti. Ok, vabbè, easy. Ecco qua, vedi? Quindi l'avrei presa io. Se la tua carta è la stessa del tuo avversario, ci sarà un pareggio e il diamante verrà dato a colui. No, il diamante verrà trasportato nel prossimo turno. Quindi se ne vincono due al posto di uno. Tutto questo era semplicemente il primo turno. Muoviamoci al prossimo turno. Questa volta abbiamo girato un 3. Se c'è qualsiasi carta di diamanti superiore del turno precedente, il player che vince prenderà anche quella. Quindi se chi vince prende due carte anziché una. Hai vinto. E quindi le prende tutte e due. Madonna mia. Se questo turno finisce in un pareggio, le tre carte di diamanti vengono portate al prossimo turno e via di seguito. Ok, va bene, facilissimo. Ecco, quindi c'è di nuovo pareggio e quindi anche questa viene inserita lì. Noi continueremo a giocare le carte fino a quando non le finiremo. Successivamente il giocatore che ha più diamanti vince, hai capito? Sì. No, play. Vabbè, qualsiasi va bene. Via, cominciamo. Allora, è uscito un 3. Direi di andare con un 7. Ok, quindi 1-0 per me. Jack. Ok, andiamo di Jack pure io. K. Andiamo di K anche noi. E io vado di 8 pure. Ah, pareggio.
Qui c'è un bel 10 e io vado di 9. Oh, bene. Quindi già ne ho 5. Ok, andiamo di 5. Sto colpo vince lui. Facciamo un bel 3. Ok, siamo 5 a 2. Ok, vado di 6 pure io. Ah, pareggio. Cacchio. Qui devo andare di regina. Oddio! Pezzo di merda. Andiamo di 10. Non ci credo. Qua perdo. Oddio, ho vinto, che culo. Dai, ho vinto. Nice. È molto bello sto gioco, è molto strategico. Un'altra scommessa? Dice, ti piace tanto giocare? E niente, ho vinto. Quindi ora, Suka. Ho perso. Ah, deve essere la tua buona sorte. Ma una promessa è una promessa. Quindi che tipo di lavoro vuoi che faccia al castello in questo momento? Va bene tutto. Che mi dici di questo tuo bambino? Oh, lui? La prossima volta che vai a Vinè del Zexai e incontri un ragazzino di 12 anni del nome di Melville, digli che sono qui, va bene? Conoscendolo sarà ancora... Ah, è padre di Melville. Quindi posso reclutare anche lui ora. È da solo, ma da quando gli ho insegnato diciamo come badare a se stesso... Dovrebbe andare tutto bene. Dagli i miei saluti se lo vedi. Ah, ok, bene, reclutato. Easy. Ok. E in tutto ciò io non ho capito ancora che devo fare. Sto girando tondo il castello in lungo e in largo, ma non ho capito quello che dobbiamo fare. Quindi boh. Non lo so, vado a farmi un giro, non lo so, vediamo. Altra scena, forse effettivamente dovevo stare ancora al castello. Perché si stanno sbloccando un sacco di trigger. Una biblioteca, chi avrebbe pensato di vederla in una fortezza ridotta così male? Deve essere un tratto così, diciamo, un familiare per te. Cosa? Io? Non sembra, ma io leggo un sacco. Avventure, diciamo, spicciole, le novelle di avventure spicciole non contano. Aia. Tu pensi di essere così intelligente? Per favore, mantenete le vostre voci basse. Che diavolo? Da dove sei sbucato fuori? Ero già qui da tutto il tempo. Oddio, questo tizio non ha nessuna aura. È strano. Sembra che non sia umano. Effettivamente è un po' strano. Non volevamo disturbarti. Va bene. È solo che questa è la biblioteca di tutti. È un piacere, Capitano Geddo. Cosa? Come, Capitano? Come fai a sapere il suo nome? Non ricordo di averti incontrato prima. Per proteggere al meglio questo castello ho controllato diverse testi antichi. E ho trovato qualcosa che spiegava il perché queste terre divennero luogo comune. Così come la ragione per la guerra tra Zexen e le Grassland. E ho trovato uno sketch lungo, diciamo, queste scritture del giorno che qui è stato stabilito che questa diventasse una terra comune. Ah, quindi è così che conosci il mio nome. Sì.
Dice, hai una buona memoria. Non sapevo che tu avessi avuto a che fare con qualcosa in questo castello prima, capitano. Avresti dovuto dirci qualcosa. Scusami, mi dispiace. Va bene, non mi ha dato fastidio. Ah, pazzesco! Chissà se questa roba si poteva skippare. Però ancora non stiamo andando avanti. Cioè, io sono ancora qui che giro tondo e non so che cacchio devo fare. Ma qui mi sa che graffiti però non ne ho. Cioè, non so che devo fare. Cioè, sto girando tondo senza sapere che sto facendo e stanno succedendo cose. Vabbè, vedremo. Ah, ecco. Sentite, dobbiamo davvero camminare in giro attirando l'attenzione su noi stessi? La battaglia è, diciamo, è settata per domani. Troviamo una stanza e andiamo a riposarci. Sì, quei soldati sembrano abbastanza occupati con le loro preparazioni qui, ma potrebbero tornare presto. Dovrebbero esserci un bel po' di stanze vuote in questo posto. Saremo in modo tale che così saremo, eviteremo di farci scoprire. Però effettivamente potremmo anche dare un po' occhio in giro per vedere se ci sono. No, voglio fare un attimo, sì, di guardare un po' in giro. Oddio, la paperazza qua. Voglio vedere se c'è qualcos'altro che possiamo fare nel frattempo. Se magari ci sono altre scene, altre robe. E poi ovviamente andiamo a riposarci. Ecco, sono tornato anche a Via del Zexai per parlare con ovviamente i ragazzi. Ecco, sì, sono io Melville. Tuo padre ti sta aspettando a Midgar. Mio padre a Midgar? Oh, sì, ho capito. Spero che realizzi un'opportunità. Quindi vuoi venire a Midgar? Elliot, mi dispiace, ma non posso lasciare mio padre da solo a Midgar. Devo andare. Sì, ma se vai a Midgar da solo, non avrò nessuno con cui giocare. Magari se dicessi a tua madre che mio padre è lì, potresti venire anche tu con noi a Midgar. Ah, non lo so. Forse. Vediamo quello che dice. Salve, io sono un amico di Melville. Se mia madre viene, è ok se posso venire a Midgar anch'io? Fa quello che vuoi. Va bene, informeremo sua madre il permesso per andare a Midgar. Andiamo, Elliot. Ok. E la ragazzina? Oh, tutti e due. Ma c'era anche l'altra, la ragazzina da reclutare. Lei se n'è andata già. Quindi, o magari si recluta da sola sapendo che loro sono andati a Midgar. Oppure, non ne ho idea. Cioè, è un casino. Vabbè, sicuramente avrò un modo di poterla reclutare in qualche modo, sicuro. Va bene, e a sto punto allora torniamo indietro. Dove vado? Sì, torno al castello perché devo ritornare lì a riposare per poi fare la battaglia, no? Quindi sì, ritorniamo al castello. Ok, quindi adesso possiamo andare a riposare. Oh no, mi ho sbagliato. Ho cliccato 2 volte di fila per sbaglio. Quindi dobbiamo trovare un posto. Ok. Non starò in giro a cercare cuscini o coperte. Impossibile. Chi ha bisogno di tutte quelle robe comunque? Chissà se qui già avrei in un qualche modo potuto reclutare la barista, che effettivamente non ho trovato altri PG.
Io spero che veramente si possano reclutare o che comunque... È un casino. È un casino. Voglio reclutarli, però è difficile. Alcuni li ho beccati veramente a casissimo. Cioè, proprio alcuni non ho avuto neanche idea, di come poterli reclutare in modo effettivo e li ho beccati completamente a caso. Cioè, proprio zero. Cioè, allucinante. Capitano, dove sono tutti gli altri? Ayla e gli altri stanno dormendo proprio in questo momento. Jack sta continuando a guardare. A fare la guardia, forse. Sono stato nelle forze di difesa per almeno 20 anni. Ricordo quando mi intrufolavo nelle grassland da solo tanti anni fa. Questo castello sembra abbastanza identico a come era una volta, solo un po' più ovviamente malandato. Sento che qualcosa manchi. Quindi ho guardato nella sezione della libreria, alcune cose nella libreria. Non so come sia stato realizzato, ma qualcosa mi ha colpito. Quando la terra comune è stata stabilita, io ero presente, insieme a un uomo che si chiama Jimba. Ah, ecco. Io ero dalla parte delle Grassland e lui era nelle parti di Zexen. Jimba era dalla parte di Zexen? Scusa, ma Jimba non è il guerriero Karaya? Ah no, aspetta, Jimba. Ah, forse Jimba è il papà di Chris a quel punto. Lì è dove io e Jimba abbiamo detto addio a un uomo che abbiamo considerato un vero amico. Volevo che questo posto rimanesse libero dal controllo di chiunque. Ed era anche il desiderio del nostro vecchio amico. Amico? Ah! Quella! Sì. Ah, lo sapevo! Hai visto? Inca, l'avevo detto già dall'inizio, perché lui è rimasto giovane così come il Firebringer, quindi per forza loro devono avere le vere rune. Quindi se il Flame Champion ha la vera runa del fuoco, lui ha la vera runa del tuono, il padre di Chris ha la vera runa dell'acqua. Sì, la vera runa del tuono. Dunque, il tuo amico è il Flame Champion, Joe. Sì, ma è sparito. Ho continuato a posporre la mia dipartita, mantenendo questa runa qui, nella mia mano destra. Sono bloccato in un purgatorio infinito di vita. Ah, ora tutto è chiaro, vedi? Capitano, il destino che tu hai desiderato per tutto questo tempo... ti ha seppellito con tutto quel, cioè, mi ha seppellito con tutto quel peso nei miei confronti. Così come per la runa. E per quei disegni preferisco dimenticare tutto riguardo ciò. Mi dispiace, Wang. Ah, l'ha chiamato per nome, eh? È passato un bel po' di tempo da quando mi hanno chiamato in quel modo. Tutto bene. Si stanno radunando tutti quanti all'entrata del castello. Immagino che faremo meglio ad andare allora. E quindi non partecipate alla battaglia? Questo
Quindi adesso io ho la vera runa. Lightning e True Lightning. E il livello 1 è quella da 900 danni. Porca puttana. E posso mettere la runa in testa. Aspetta, io ce l'ho la runa da poter mettere in testa. Oh no, porca puttana, vero? Perché sono tutti fuori a combattere. Ho la runa tipo porta blu. Madonna, Geddo è diventato un mostro. In questo esatto momento è diventato un mostro. A monster, letteralmente. Qui scoppia il vero potere di Geddo. Quindi lui effettivamente aveva la runa del fulmine, che giustamente gli dava la sinergia. Ma io comunque me la sono sgamata sta cosa. Me la immaginavo troppo questa cosa, perché per restare giovane, così come è rimasto il Flame Champion, anche lui doveva avere la runa, la vera runa. Era ovvio, era molto ovvio in realtà. Ok, torno indietro alla villa come abbiamo pianificato. Tutti quanti siate puntuali. Ok. Quindi è dopo la battaglia. Stanno scappando via, prendeteli. Sì, signore. Va bene, questa è l'unica strada che farete. Chi siete voi? Ah, nessuno di importante. Ci prenderemo carico del fatto che state inseguendo solo. Che stiate inseguendo un gruppo di ragazzini come questo. Prendetevela con qualcuno della vostra taglia. Andiamo. Ma quindi ora Geddo praticamente può evocare la True Lightning, penso che la evoca subito, no? Vediamo se facciamo adesso un po' più di danni. Anche se sta tecnica sembra un po' una merda in realtà. È bellissima sta host. Vedi, la evoca subito. Però non ho visto se era diversa dalla runa. Devo controllare se era diversa dalla runa fulmine. Madonna mia. Pronto, carabinieri? Ho sbloccato il vero potere di Geddo. Adesso è un mostro. Bene. Sembra che i ragazzi possano andare tranquillamente alla villa. Suppongo che dovremmo seguirli. Ma certo, mia cara. Oh, ce la siamo cavata abbastanza bene qui. Mister Piccolo, andiamo. Si stanno comportando bene. Ah, quindi forse siamo stati noi a salvarli quando sono stati attaccati da tutti quei soldati che abbiamo lanciato. Dobbiamo fare il meglio che possiamo adesso. Giusto. Speriamo per il meglio. Sì.
Ok, scusatemi, piccola interruzione. Sembra che siano riusciti ad entrare in casa tranquillamente. Probabilmente stanno organizzando di difendere loro stessi da lì. Ottima strategia. Quindi, è come abbiamo pianificato. Possiamo intrufolarci utilizzando il passaggio segreto che abbiamo trovato ieri. Questo castello sembra che abbia passaggi segreti ovunque. Spero che nessun altro pianifichi nell'utilizzarli. Ecco, qui è dove poi abbiamo combattuto. Che loro sono rimasti tipo mezzi sfracellati. Wow, come fate ad essere così forti? Avete una qualche dieta speciale? Ah, non perderò contro una gang di campagnoli. Dannazione. Ah, vedi? Close your eyes, vedi? È stata lei a... vedi? E quindi nel momento in cui hanno creato questo casino, noi abbiamo combattuto e li abbiamo battuti tutti. Perfetto. Ok, non colpite Geddo. Bene. Ah, vedi? È diversa la forma. Me l'ero persa la forma della vera runa. Fighissima. Fighissima. Me l'ero persa la forma della vera runa. Comunque, cioè, dovrei fare. Ah, è vero, perché sono 900 danni divisi tra i nemici, non è 900 danni a testa. Ecco perché fa 200, tipo 200 divisi così. Perché tecnicamente sarebbero 900 danni divisi, solo che io faccio un po' di più perché magari sono più forte, però, tipo 1000 danni, però diviso 5 sono tipo 200 a testa. Che è successo? Che sta succedendo qui? Siete voi responsabili di ciò? Non essere ridicolo, come potevamo? Sbrighiamoci tutti! Abbiamo dei nemici da affrontare. E invece. Sono sicuramente capaci di rimanere, diciamo, sul bordo, no? Sull'onda. Stanno facendo il meglio che possono. Se quei tizi riuscissero a penetrare qui, sarebbe la fine di tutto. Sono felice che non debba, diciamo, che non debba sgranchire i nostri colli per tutta sta roba, va, che non dobbiamo affaticarci. Quindi erano loro che li hanno aiutati. È tempo di arrendervi, gente. Se continuate a resistere, verrete caricati, cioè verrete caricati di forza. Quante battaglie dobbiamo fare? Sono davvero stanco. Ah, cosa farei per un altro flash di luce per buttarli giù di nuovo? Dobbiamo imparare a difendere il castello per conto nostro. Non possiamo dipendere dall'aiuto degli estranei. Hai assolutamente ragione. Di che state parlando? Oh. Ah, non posso guardare più questo. Quei bulli mi stanno facendo ribollire il sangue. Sparerò questa freccia. No, non pensarci nemmeno. Ci farà scoprire la nostra posizione. È un problema? Sì che lo è. Ah, giusto. Sembra che si stiano muovendo, stanno andando fuori. Cos'è questa? Un'invasione per le Grassland non è permessa senza il permesso, cioè non è consentita senza il permesso del Concilio. Dobbiamo immediatamente abbandonare questa zona.
Perché? Mai! Maledetti tutti, vi odio! Com'è potuto succedere? Non dimenticherò questo. La prossima volta prenderemo questo castello come vostri nemici. Credo che ci sia qualcosa di più importante con cui tu debba avere a che fare, consigliere, eh? È diventato di dominio pubblico che alcuni membri del concilio stanno prendendo, diciamo, degli accordi con il Sacro Impero di Armonia. Questi traditori stanno causando delle diverse divergenze a Vinei del Zexai. Sembra che tu non possa... Ah no, non vedo come tu possa rimanere a capo della Gilda dei Mercanti quando appunto fai arrabbiare i tuoi clienti così malamente. Ma io non so di che cosa stai parlando. E allora farei meglio a tornare indietro alla capitale per provare la tua innocenza, prima che qualcuno venga per te. Ma questo è impossibile, cioè questo è pretenzioso, diciamo, una cosa troppo pretenziosa. Certo che sono innocente. L'abbiamo già vista comunque questa scena, già sappiamo che cosa significa. E qui poi parlano dicendo, per il momento è tutto, qua, arrivederci. Sembra che il piano di Salom non sia stato scoperto. Missione compiuta, potremmo dire. Uno da, uno giù. Sono sicura che sia stato un lavoro piuttosto particolare. Preferisco un tipo di battaglia più diretto. Ma per difendere la giustizia bisogna combattere in diversi modi. Difendere la giustizia? Difensori della giustizia? Stai includendo anche me? Basta con le tue cose da ragazzina. Ehi, ma è vero? Vero, Jack? Penso di sì. Immagino di sì. Ecco, la stanno festeggiando che hanno comunque il castello. Ah, un felice finale. Che toccante, molto toccante e appropriato. Dovrebbe essere sempre così un happy ending. È un'altra citazione ad una delle tue stupide storielle, vero? Ecco, e cominciano a discutere di nuovo. E qui mi sa che finisce anche il capitolo 3, vero? No, c'è un ricordo. Eccolo! Wyatt. E mi sa che lui è il padre. Ecco, Wyatt è il padre di Chris. Quindi Jimba è giusto. Jimba era quello che c'era nella tribù dei Caraia. Scusa, ma se era nella tribù dei Caraia, perché faceva parte di Zexen? Non ho capito sta cosa. Quindi vieni, Jeddo? Sì. Il nostro lavoro è concluso. Così come volevamo, questa terra non appartiene né a Zexen né alle Grassland. Ma perché volevi una cosa del genere? Questo significa... No, quell'uomo ha sempre sognato la libertà. La libertà da questo destino, dal potere della runa. Voleva la libertà per questo posto. Se solo potesse essere qui ad ammirare questa semplicità. Sì, alla fine è stato preso dalle Grassland. Tu ne sei rimasto fuori e in qualche modo sei rimasto neutrale. Tante persone sono state in grado di vedere un barlume di speranza per il futuro. Delle volte mi pento della nostra immortalità. Spero che arriverà il giorno in cui finalmente potremmo ottenere la nostra forma di libertà, piuttosto che questa prigione. Spero che quel giorno arrivi presto. Quindi ora pure Wyatt dovremmo trovare prima o poi. Quindi, adesso che abbiamo mantenuto il nostro accordo con Salom, che cosa faremo?
Beh, attualmente avremo una nuova missione nelle Outlands. Andremo a trovare il Flame Champion. Non mi interessa andare a trovare il Flame Champion, ma è veramente una missione. E beh? E come facciamo a trovarlo senza più indizi? Me ne serve soltanto uno. Io so dove si trova il Flame Champion. Nella parte più est delle Grassland, vicino al villaggio di Kisha. Se andiamo lì, lo troveremo. Come fai ad avere questa deduzione, capitano? Così, tutto d'un tratto. Siamo mercenari. Quello che necessita la nostra missione è il nostro pagamento. Non c'è bisogno di essere così chiassoso su quello che c'è dietro. Ehi, ma... Immagino che tu abbia le tue ragioni. Mi dispiace, ci sono delle cose che non posso dirvi in questo momento. Va bene, tutti quanti abbiamo i nostri segreti. Abbiamo cose del nostro passato che non ti abbiamo detto neanche noi. Neanche il, diciamo, il gruppo della forza di difesa sa tutto. È vero, ha ragione. Beh, in questo caso andiamo. Il nostro primo obiettivo di questa missione è prendere informazioni riguardo al Flame Champion. Quindi, attualmente lo andremo a trovare, cioè tecnicamente lo andremo a trovare. Non dovrebbe essere un problema. Il Flame Champion, eh? Geddo, sei un amico con il Flame Champion o qualcosa del genere? Una sorta. Che è una sorta. Era uno dei suoi commilitoni. Cioè, era uno dei suoi generali praticamente. Ecco, e ora si è sbloccata tutta la strada. Sì, vedi, Flame Champion Hideaway. Quindi ora dobbiamo fare tutta la strada fino a qua. Però prima... io ho comprato i biglietti? Non mi ricordo se avevo comprato i biglietti. Sì. Sono disponibili i biglietti? Devo... Vabbè. Nel caso io aspetterò un attimo di prendere i biglietti e poi ci vedremo direttamente all'ascondiglio del Flame Champion. Se le cose dovessero cambiare, ovviamente lo vedrete subito. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.